Eccoci qua per questo prepartita Cisanese di Biondo Giorno, siamo con Commisso. Allora, questo turno infrasettimanale, quale pericolosità da parte di Biondo Giorno? Ma come tutti i turni infrasettimanali in questa categoria che non siamo abituati, possono sempre nascondere insidie su un campo difficile come Cisano, a maggior ragione. Già domenica i risultati dopo la sosta forzata sono stati un pochino strani nel nostro girone, quindi sicuramente è una partita da prendere con le molle, col giusto atteggiamento. Avremo di fronte una squadra che si vuole salvare e vuole uscire quanto prima dalla zona medio-bassa. Noi dobbiamo continuare il nostro cammino con tutta l'umiltà possibile. Ed eccoci al campionato di eccellenza girone B della Lombardia per questo quarto turno di recupero fra la Cisanese e Nibbiono Oggiono. Bergamaschi che sono in campo con il 4-4-2, fra i pali Esposito, in difesa da destra verso sinistra, Invernizzi, Lecchi, Bergamini, Spreafico, a centrocampo Baldis, Bonaccina, Chimenti, Bamba. Le due punte sono Intrieri e Facuetti, tecnico Arrigoni, Roberto. Lecchesi che giocano con il 4-1-3-2, in porta Petrisor, linea difensiva composta da Panzeri, Redaelli, Perego, Gambazza, Tagliabue in mediana, a centrocampo Meiergue, Baldan, Bovis, in attacco il duo Curia, Iori, allenatore Commisso Giuseppe, arbitra la partita il signor Moretti di Como. E ci prova per questa palla inattiva in Nibbiono Giorno, attenzione, la traversa colpita da Iori Mattia, sesto del primo tempo, primo squillo di attenzione da parte della Cisanese, squadra bergamaschi in avanti, attenzione a Intrieri che si gira di sinistro, conclude debolmente, facile parata di Petrisore. Terza palla inattiva che prova a gestire Nibbiono Giorno, attenzione, tutto pronto al tiro e la parata di Esposito, palla che arriva Meiergue di nuovo nell'area della Cisanese che poi prova a ripartire, ma attenzione a Iori, questo piatto lo mette in rete, il gol del vantaggio del Nibbiono Giorno, Iori Mattia al 21esimo del primo tempo, quindi capolista in vantaggio che a questo punto sale a 54 punti in classifica. Calcio di punizione per la squadra ospite, se ne incarica sempre Iori Mattia, attenzione al movimento nell'area della Cisanese, passaggio verso Baldan, attenzione poi palla che esce, ha provato su schema a raddoppiare Nibbiono Giorno, squadra di Commisso sempre in avanti, cross nell'area, rinvio di testa della Cisanese, ma attenzione questo tiro dalla distanza, di parata in due tempi di Esposito, Nibbiono che insiste. Siamo in prossimità della linea di centrocampo, Cisanese con Baldis, lancio sull'esterno che becca molto bene Bamba, è di fronte a sé Gambazza, poi Chimenti, in uscita Intrieri, prova a manovrare palla terra la Cisanese, poi Spreafico, palla che arriva a Facuetti, Spreafico di destro, attenzione, cross nell'area del Nibbiono Giorno, colpo di testa, palla a Gambazza che cespica, attenzione a Bamba di sinistro, tira, pallone che passa vicino alla base del palo, Petrisor si è fatta viva, 35esimo del primo tempo, la Cisanese prova a impensierire la capolista con questa azione gestita molto bene e conclusa da Bamba. Calcio di punizione che se ne incarica Chimenti di sinistro, attenzione al colpo di testa di Lecchi, ha provato a pervenire al pareggio la Cisanese con questa palla inattiva e sta per terminare il primo tempo, di cui i primi 30 minuti in mano alla squadra di Commisso. Nibbiono Giorno con un buon giro palla ha messo spesso in difficoltà la Cisanese. La squadra di Arrigoni si è fatta viva solo nella parte finale della prima frazione di gioco, cercando di essere più propositiva. In avanti la squadra di casa, palla che arriva a Bamba, che di sinistro, gran gol di Bamba al quinto minuto del secondo tempo, porta al pareggio la Cisanese, arrivano gli applausi da parte dei tifosi locali, grande rete spettacolare di Bamba, Cisanese che agguanta il pareggio contro la capolista, gran gol, rete spettacolare di Bamba.
Lecchesi che provano a sfruttare questa palla inattiva con Redaelli, attenzione al colpo di testa di Vernizzi e alla volée, al tiro al volo di Bovis, poteva far male questo assist involontario del difensore della Cisanese, Bovis che non ha saputo approfittare, sempre 1-1. Iori, attenzione, prende la rincorsa, il suo tiro, la parata a terra di Esposito, poi Bergamini allontana lo stesso giocatore, chiama alla compattezza in questa fase difensiva da palla inattiva portata dal Nibbiano Giono. Squadra ospite in avanti che insiste, attenzione a delle fave che tira, poi Bergamini riesce a salvare la propria porta, Nibbiano Giono che non ci sta e prova a portare a casa tre punti importanti per la sua classifica. Cisanese in avanti, poi palla che arriva a Bighi, Bamba che tiene palla a terra, cross di destro nell'area del Nibbiano Giono che poi riesce ad allontanare. Squadra di casa che fa ripartire la propria azione, lancio lungo di capitan Bonaccina per il nuovo entrato Rivaletto, tiene palla e in avanti da Cisanese con Rivaletto, palla a terra, insiste di sinistro, poi pallone che viene ribattuto da Panzeri, squadra bergamasca in avanti, attenzione, attenzione all'arbitro, poi insiste ancora Rivaletto, trova campo, attenzione, insiste, attenzione, uscita poi di Petrisor, cattura palla e fa ripartire la propria azione. E qui Bamba viene sostituito da Moyans, sicuramente giocatore della Cisanese, uno dei migliori per quanto riguarda il Nibbiano Giono, sicuramente quest'oggi Iori. E siamo alle battute finali del match, Cisanese che prova a distendersi, poi Maresi viene bloccato così da Perego, tutto regolare secondo l'arbitro Moretti, pubblico che si infiamma, parte finale della partita, manca pochissimo al termine di questo match combattuto, ma non si aspetta che ormai il triplice fischio finale da parte del direttore della gara, Cisanese che pareggia quindi con John Giono per 1-1, prosegue la striscia positiva e porta 4 risultati utili consecutivi, capolista che rimane sempre imbattuta in campionato.